per parlare di musica. Ci ha raggiunto come ogni martedì in studio Roberto Codazzi. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Allora, di cosa parliamo oggi? Allora, di questa bella iniziativa di domani alle 18 nel Salone della Biblioteca Statale di Cremona, che ospita un appuntamento di ricerca d'ascolto, che è una rassegna organizzata dall'associazione Paola Manfredini. Paola Manfredini è stata un'eclettica musicista, soprano, liutista, chitarrista cremonese, purtroppo prematuramente scomparsa, a cui questa associazione dedica da 9 edizioni una rassegna di concerti dedicati soprattutto alla promozione dei giovani musicisti. Domani suonerà il quartetto César Franck e abbiamo con noi Eleonora Carapella, che è nel direttivo dell'associazione, oltretutto bravissima pianista, forte pianista, clavicembalista, soprattutto specialista delle cosiddette tastiere storiche, e musicologa che è di origine pugliese ma è da parecchi anni trapiantata a Cremona, che ci presenta questo concerto di domani. Eleonora. Il concerto di domani ha due autori importanti del classicismo viennese, Haydn e Beethoven. In particolare il quartetto Franck eseguirà il quartetto opera 20 numero 4 di Haydn e il quartetto opera 59 numero 3 di Beethoven, vale a dire l'opera 20 di Haydn, ossia il momento di inizio del quartetto nella sua struttura di piena maturità, e dove tutti gli strumenti sono sullo stesso piano e dove Haydn comincia a utilizzare appunto anche la tecnica contrapuntistica in maniera sicuramente più evidente rispetto ai quartetti precedenti. Il quartetto opera 59 numero 3 di Beethoven è un quartetto del periodo del medio periodo di Beethoven, del periodo della maturità, e fa parte di quei tre quartetti Razumovsky, cosiddetti Razumovsky, perché dedicati al conte Razumovsky, ossia al console russo a Vienna di quegli anni. Il conte Razumovsky era un importante mecenate della Vienna di quel periodo e molti musicisti gli hanno dedicato delle composizioni, tra cui Beethoven appunto con i suoi quartetti opera 59. Il quartetto César Franck è un quartetto di 4 giovani musicisti catanesi che studia a Cremona all'Accademia Stauffer con il quartetto di Cremona e che è stato selezionato proprio dal quartetto di Cremona per questo concerto. Già dall'anno scorso abbiamo cominciato questa sorta di collaborazione col quartetto di Cremona, cioè ogni anno il quartetto seleziona uno dei suoi migliori quartetti allievi e ce lo presenta alla nostra associazione. E l'anno scorso c'è stato il quartetto del cuore, un quartetto di giovani spagnoli di Valencia, e quest'anno appunto il quartetto Franck, che è questo che vediamo. I due brani saranno intercalati da un'importante lettura a cura di Beppe Arena, che ci leggerà il testamento di Heiligenstadt di Beethoven, ossia quella lettera mai spedita ai suoi fratelli che mette in evidenza uno stato di crisi morale di Beethoven, che in quel momento stava avendo i primi disturbi fisici per appunto legati alla sua sordità. Ecco, le immagini che abbiamo visto prima, Roberto, invece a cosa si riferivano? Sì, si riferiscono a precedenti edizioni della rassegna. Tra l'altro abbiamo visto in sequenza, tra le altre cose, l'Orchestra Barocca di Cremona diretta da Giovanni Battista Columbro, che è il direttore artistico della rassegna. Abbiamo visto la stessa Eleonora al fortepiano in duo con Maurizio Cadossi. Abbiamo visto dei giovani musicisti, tra cui anche il figlio violoncellista di Eleonora, e la sede anche dell'associazione Paola Manfredini, che è in via Goito, che da qualche anno si è dotata appunto di una propria sede, che è un piccolo cenacolo dove si fanno degli interessanti concerti da camera.
Volevo sottolineare appunto la presenza, tu hai citato Beppe Arena prima che sarà impegnato al filo stasera, sì, nella lettura di questo documento che è di importanza storica capitale, perché pensa Giovanni che è stato scritto nel 1802, quando Beethoven sarebbe poi vissuto altri 25 anni, è morto nel 1827. Non ha mai avuto il coraggio di spedirla ai propri fratelli ed è stato scoperto in un secrétaire dal medico di Beethoven alla morte del compositore, in cui questa sorta di orso, diciamo, dal carattere estremamente burbero ma un genio assoluto della musica, svela una sensibilità straordinaria, perché l'incipit lui dice: voi non capite questo mio stato, perché iniziavano i prodromi della sordità che avrebbe poi condizionato. E pensa che Beethoven in quella data era alla seconda sinfonia, per cui non aveva ancora composto tutti i suoi grandi capolavori. Ed è una sorta di lettera, così, verità al mondo, che lui non ebbe mai il coraggio di scrivere, di spedire ai fratelli con i quali aveva un rapporto piuttosto conflittuale, perché uno portava anche il nome del padre, che era un padre padrone, che esercitava anche una certa violenza nei confronti dei figli, tutta una serie di dinamiche familiari che lo avevano indotto a non spedire mai questa lettera, che ci ha fatto capire poi la vera, appunto, anima di questo uomo, che per questo stato fisico, ma in generale per il suo rapporto col mondo e con la società, ha svelato una sensibilità veramente straordinaria. Quindi è molto interessante questo documento, certo, che Beppe Arena domani sera poi leggerà durante questo concerto. Durante questo concerto, che ricordiamo partirà appunto alle 18, sì, alla Biblioteca Statale di Cremona, del César Franck String Quartet. Insomma, ancora una volta la possibilità a Cremona di sentire buona musica e di immergersi in un evento culturale, musicale, che sicuramente non è da perdere. Vogliamo citare, non glielo ho chiesto prima, qualche altro suo impegno prossimo, previsto, già annunciato? Personalmente? Sì, sì, personale, sarò a Note d'autore, questo festival a Piadena, la prima edizione di questo festival a Piadena, il 2 e 3 aprile, e poi in novembre, sempre in duo col violinista Maurizio Cadossi, al Festival Victor Ullmann di Trieste, che è un festival dedicato alla musica contraccezionaria, cioè dedicata alla musica di autori vissuti e che hanno scritto musica nei campi di concentramento. E quindi sarò lì con due autori italiani che non sono stati in campo di sterminio, ma hanno vissuto la crudeltà delle leggi razziali e delle persecuzioni, certo, nazifasciste. Dobbiamo salutarci. Leonora Carapella, pianista e musicologa, grazie. L'appuntamento è per domani, appunto alle 18, alla Biblioteca Statale, con le musiche di Haydn e di Beethoven. Grazie naturalmente anche a Roberto Codazzi. Grazie a voi. Breve grazie pausa, voi, tra poco con gli altri ospiti.